Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, un luogo d'incontro di tanti fedeli con San Pio da Pietrelcina, che veniva dal santuario oppure dalla clausura e qui incontrava tanti fedeli. Oggi qui per raccontarvi la storia di Maria Rita, che ha scritto a questo indirizzo email che vedete in sovrimpressione. Maria Rita racconta quello che accadde nella sua storia universitaria, racconta questa sua testimonianza di speranza durante proprio gli anni dell'università, attraverso un periodo difficile che la porta a perdere molto peso, inizialmente senza volerlo e poi intenzionalmente. Questa perdita di peso che lei non vede come un problema grazie ai chili di troppo che voleva perdere, però le provoca un grave squilibrio ormonale. La conseguenza è drammatica, il ciclo mestruale scompare, sembra non voler più tornare. Preoccupata così per la sua salute, Maria Rita si rivolge ad un professore di San Giovanni Rotondo, il professor Pavone, un ginecologo, figlio spirituale di Padre Pio. Il medico, constatando la gravità della situazione, la rimprovera, ricordandole che situazioni simili accadevano anche durante la guerra, quando le donne, a causa della malnutrizione, perdevano il ciclo. Non preoccuparti, le dice, avrai un esercito di figli. Nonostante la prima cura che le viene prescritta non sortisca effetti, soprattutto perché Maria Rita non riesce a seguire il consiglio di mangiare a sufficienza, il professore le propone una cura ormonale più pesante 2 anni dopo. Così Maria Rita decide di non seguirla per paura di riprendere peso. Il 4 ottobre Maria Rita si reca a San Giovanni Rotondo con un caro amico che in futuro diventerà suo marito e durante la messa comincia a pregare e chiede con insistenza di ritornare a quella situazione ideale che viveva prima di tutto questo che era accaduto, promettendo così di seguire quella cura indicatagli proprio dal professor Pavone. 3 giorni dopo, il 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, Maria Rita si reca a messa come ogni mattina, il sacerdote legge il Vangelo, ricorda anche il Vangelo di Luca che parla dell'Annunciazione, è una frase che colpisce profondamente Maria Rita. Elisabetta, che tutti dicevano sterile, era al 6° mese di gravidanza, nulla è impossibile a Dio. E proprio poche ore dopo, al ritorno dal mercato, scopre che la situazione si è normalizzata. La sua gioia è indescrivibile. Il Signore mi aveva fatto la grazia per intercessione di Padre Pio e della Madonna, racconta nella sua mail, esclamando proprio con emozione. La sera stessa, mentre passa davanti ad una casa con la porta aperta, un televisore acceso, sente nuovamente quella frase: nulla è impossibile a Dio, confermando così un vero e proprio miracolo che aveva ricevuto. Maria Rita continua la sua vita con una nuova speranza. Si laurea, si sposa, diventa madre di 2 meravigliosi ragazzi, insegna con passione e affetto, sentendo di avere così un vero e proprio esercito di figli tra i suoi alunni, che ama come se fossero suoi. Grazie, Padre Pio, e gloria a Dio per le meraviglie che compie.